Allora, terza e ultima giornata, chi è che c'è stato alle altre due giornate? Vi sono piaciute? Avete installato Linux? Oh, chiedo. Allora, oggi vediamo come usare il terminale, quella cosa che tutti dicono faccia paura di Linux, però vi spiegheremo che in verità non è così. Anzi, perché il terminale è uno dei modi migliori di usare il computer. Anche perché, prima di tutto, cos'è un terminale? Questo qui era, non lo è tuttora, è un terminale. È nato così, è un vecchio terminale dell'HP con un Intel 8080. Intel 8080 era il primo processore su cui è mai girato Linux, quindi questo qua è uno dei primi device su cui è mai girato Linux, però per fortuna oggi non lo usiamo più perché è archeologia. Il terminale che vedrete voi oggi è questa roba qui. Un programmino installato nella vostra distro, anche Windows ce l'ha, si chiama cmd.exe, però fa schifo, come tutte le cose su Windows, anche macOS ce l'ha, fa un po' meno schifo come vi dirò dopo. Si chiamano emulatori di terminale perché ovviamente non hanno lo scatolone come alla vecchia maniera. Però, come ho detto prima, perché dobbiamo scrivere le robe quando abbiamo le iconcine, le schede grafiche, la RTX 4090, se avete i soldi per comprarla? Prima di tutto, il terminale è scrittabile ed è automatizzabile. La GUI, devi andare a cercare i bottoncini. Se avete mai provato a fare degli script che muovono il cursore sul desktop, capite che non è facile scrivere qualcosa che muove per te i cursori e ti cerca le iconcine. Su un terminale si tratta di una stringa di testo, la dà in pasto a un programmino e funziona. Alcune cose possono essere fatte in modo efficiente solo da terminale. Ad esempio, chi è che fa informatica tra di voi? No. Chi non fa informatica? Chi non fa informatica, esatto? Che cosa fate? Allora, se mai nella vostra carriera informatica dovreste mai gestire un server, non avrete nessun pannello grafico, avrete una remote shell con la linea di comando. Quindi se non sapete usare, ovviamente questo server 100% è Linux, perché chi usa Windows Server non si sa. MacOS neanche loro lo usano, Azure gira su Linux, hanno la loro distro. E quindi dovete sapere usarlo, dovete sapere cosa fate, perché se volete gestire un server, se volete il vostro sito web che non sia WordPress, siete lì. E in più fa figo perché numerini colorati e altre robe. Quindi, come usare il terminale? Scrivi comandi e fine. Semplice. Però abbiamo un'ora e mezza e quindi vi farò il pippone su più nel dettaglio. Prima di tutto, come funziona il terminale? Non è il terminale in sé il programmino che legge i vostri comandi, ma è un programma chiamato shell, guscio. La shell è praticamente l'interprete dei nostri comandi. Quindi, in parole povere, qua era per chi non faceva informatica, però abbiamo visto che siete tutti addetti ai lavori. Avete mai usato Python? Se scrivete Python, stessa cosa, noi scriviamo nella shell quello che vogliamo fare e lui lo fa. Di shell ce ne sono un po', non tutte sono nate uguali. La shell standard sul 99% delle distro e su tutte quelle che vi abbiamo consigliato fino ad ora è Bash. Shell vecchia, tutte le shell funzionano come Bash, è praticamente lo standard. Un'altra shell molto usata che potrete imbattervi, se usate macOS, la shell di default è questa, è ZSH. ZSH è funzione, per quanto ci riguarda noi oggi è come Bash, però ha il più che è molto più customizzabile e offre delle opzioni per funzionalità aggiuntive che Bash non offre. Unico, se volete usare altre shell, che ne esistono a bizzeffe perché open source software ognuno si crea la sua, abbiamo un solo requisito per questo corso e anche per il vostro futuro. Per favore, usate una shell POSIX. Cos'è però POSIX? Qualcuno sa cos'è POSIX? No. Allora, breve perché è, se no è un pippone storico. Portable Operating System Interface, un acronimo, ed è una famiglia di standard.
che è nata per standardizzare il modo in cui interagiamo con i sistemi operativi. Siccome uno standard, Windows non lo segue, quindi dimenticatevi di usare PowerShell o la shell di Windows. Per fortuna, Linux e POSIX, come anche Bash e ZSH, però alcune shell su Linux non lo sono. Un esempio che potrete sentire se vi addentrate nella rabbit hole di Linux è Fish, che è molto usata ed è molto comoda, perché è più comoda da usare per scriverci a mano, ma meno comoda per scrittare le cose. Anche, come dicevo prima, anche macOS è POSIX compliant. Quindi per questo corso, cioè per questa giornata, se avete macOS o qualcosa di Hackintosh, robe simili a macOS con un terminale, potete usare macOS, però installate Linux perché è meglio. Quindi apriamo tutti insieme un terminale adesso, anche quello per queste slide, anche quello di Windows, finché non scriviamo comandi anche quello di Windows, se avete paura. Questo è quello che ci scriverà su qualsiasi distro Linux e forse macOS, non so come su macOS, però una roba simile, e si chiama il prompt. È diviso solitamente in tre parti. Il primo è il tuo nome utente, su come sei loggato sulla macchina, quindi nel caso di questo qua è il nome utente del mio amico Mike. Chiocciola. Exploit e hostname. Per hostname si intende il nome del nostro computer sulla rete locale. Non ci interessa particolarmente, vedetelo come il nome del computer che settate sul setup di Windows o macOS, è funzionalmente la stessa cosa per ora. Quella tilde, in fondo, non so se si vede, è la nostra cartella corrente. Chi è che chiama le cartelle con la tilde? Nessuno. La tilde è una specie di shorthand, di alias, per la nostra cartella at home, cartella utente, dove abbiamo i nostri file, tipo home users di Windows. Allora, prima nota, se vedete un prompt che non è uguale, ha dei colori diversi, gli mancano dei pezzi, no, ad esempio, se apro un mio terminale, è minuscolo, ottimo, vedete che io ho solo la cartella corrente e il dollaro. Perché c'è un dollaro, ci arriveremo dopo. Non vi preoccupate, non ho fatto robe strane, i prompt delle shell possono essere cambiati. Altre cose importanti da sapere sul prompt: se c'è potete interagire, se non c'è c'è un comando in esecuzione. Non è scritto nelle slide, common knowledge, se vi siete stancati, il comando si è piantato, robe varie, CTRL C, forzate la chiusura. Se la forzate in modo pulito o così via, lo scoprirete da soli. I comandi seguono su Linux e su vari sistemi operativi POSIX una sintassi uniforme, quindi i comandi funzionano praticamente tutti alla stessa maniera dal punto di vista di cosa dobbiamo scrivere. E per invocare un comando dobbiamo scrivere comando, il nome del comando, o trattino trattino option, sono un'opzione, trattino OE, un altro tipo di opzione che è equivalente alla prima solo che per scrivere meno, subcommand o arguments. Ho incluso diversi tipi di parentesi perché le parentesi hanno un significato particolare, non le dovete scrivere per spiegarvi, mi raccomando. Le parentesi angolate, quelle maggiore e minore, sono parametri posizionali obbligatori, mentre invece le quadre sono opzionali. Quindi, man mano che vi faremo vedere i comandi, faremo vedere anche una breve guida alla sintassi, e se volete provare, seguiamo queste convenzioni, quindi potete giocarci. Ultimo nota, nessuno si ricorda le opzioni per tutto, perché non siamo esseri onniscienti, e 99% dei comandi hanno o trattino trattino help o trattino h, che vi mostra una guida veloce con sintassi, cosa fa il programma, lista di spataffia di opzioni, licenze varie, legalese varie. Se avete bisogno di knowledge più estesa oppure non è molto utile il quick help, potete chiedere al man, che vedremo dopo cos'è.
Oppure venite da noi, vi offriamo una birra, ci vediamo, ci, ne discutiamo e vi facciamo entrare. Siete troppi, però la pagate, eh? Esatto, oppure ci, se, se volete fare, scrivete una mail a uno di noi e organizziamo una poll birra secondaria. Allora, è ora di scrivere delle robe nel terminale. Iniziamo con le basi. Primo comando, PWD, Print Working Directory. Ogni comando è un acronimo, quindi... cioè, sono acronimi, però sono acronimi un po' fantasiosi alcune volte. Il motivo per cui è così era perché negli lontani anni i file avevano un limite di lunghezza e quindi hanno schiacciato le cose, se no avremo i comandi scritti alla Java spataffia lunga. Cosa fa questo comando? Scrive la directory corrente. Ovviamente non l'ho detto prima, però il terminale lavora all'interno di una cartella di default e le cose che fate succedono all'interno di quella cartella o relative a quella cartella. Per muoverci tra cartelle, cd change directory, semplicemente cd nome della directory, cd due punti, torniamo indietro, cd senza niente, torniamo alla home. Per ora mi seguite? ls, list files, printa i file dentro una directory. Ad esempio, qua vediamo, ha printato i contenuti della sua home e abbiamo le solite cartelle di una home, desktop, documents, downloads e così via. Ci arrivo. Allora, in alcune distro come Ubuntu hanno degli alias che linkano LA e LL a delle opzioni che adesso vi dico. Però se fai ls-a è la stessa cosa. La scrivere adesso. Esatto, un alias. Sì, aspetta, vi faccio vedere al volo. Se vedete qua, una tipo ad esempio quelli di cui ti parlavo, gli alias è una visto che me l'hai chiesto, è una roba un pelino più avanzata che semplicemente dice a bash o a zsh o qualsiasi posi shell. Quando scrivo ls io in verità intendo ls --color auto, che è semplicemente per colorare l'output. Come vedete, quello che mi diceva il vostro amico, ho fatto la stessa cosa che fa Ubuntu: la uguale ls-a, ll uguale ls-la, perché a me piace più così, ma di solito è trattino l e basta. Cosa fanno queste due opzioni? Trattino a mostra i file nascosti. In Unix, vabbè, nei sistemi POSIX i file nascosti iniziano di solito con un punto. Anche su Windows li trovate alcuni file, tipo se avete installato VS Code o se avete mai usato Git, punto .git si chiama punto .git perché in tutti i sistemi operativi normali punto è una cartella nascosta che non dovete toccare. Windows fa le cose in modo diverso, ma ormai abbiamo capito che ormai è un trend. ls-l invece ci mostra le opzioni, una lista lunga con lettere a caso, un total 72. Total 72 sono il numero completo dei file. Adesso questo qua è stato tagliato, non ci sono 72 file qui. Ho tagliato l'output. E poi ogni riga è un file o una cartella. Le robe che ci sono a fianco sono cose. Allora, primo spataffia, i permessi. Se non sapete cosa sono i permessi, ci arriviamo. Quell'uno, fregatevene, è una cosa molto di basso livello che serve un po' di conoscenze per sapere cos'è. MROIC è lo username chi possiede il file. Anche qua, utenti e gruppi, infatti gruppo owning the resource. Ve lo spiego adesso cosa sono. Uno è la dimensione in byte. Microfono? No, sono stato io. Quarto ottobre, bla bla, ultimo accesso, file, nome del file. Velocemente, permessi, nel caso che non li abbiate mai visti, perché su Windows non ci sono, gestisce le cose in modo leggermente diverso. Su tutti i sistemi POSIX abbiamo, ovviamente, multi utente, ci sono diversi utenti, la mamma, il papà, il figlio, ognuno ha il suo account utente. Ogni utente in un sistema può appartenere a dei gruppi di utenti.
Per evitare che, ad esempio, la mamma guardi cosa avete nella cartella homework nella vostra home, limitano l'accesso ai vari file, non solo file, anche risorse in generale, usano di base questo metodo di sicurezza, che è suddiviso in tre insiemi di diverse dimensioni. Dal più piccolo al più grande abbiamo l'insieme formato da una persona che è il proprietario della risorsa, il secondo insieme che è il gruppo o i gruppi che possiedono quella risorsa, perché una risorsa sia un proprietario che un gruppo che la possiede. Solitamente chi è il proprietario della risorsa fa anche parte del gruppo della risorsa che possiede, perché sennò sarebbe una cosa un po' stupida. Terzo gruppo, tutto il resto. Ci sono dei modi per raggirare, quindi se la vostra mamma vuole spulciare ed è informatica, vi ciula, però ne parliamo dopo. Velocemente, torniamo a quella stringa strana con le lettere a caso. Non sono lettere a caso perché ogni file ha tre modi di accesso fondamentali. Uno può leggere un file, uno può scrivere su un file, uno può eseguire un file come un programma. Quelle lettere, se usate un po' la fantasia, sono: la R sta per read, lettura, V per write, scrittura, X per execute, eseguibile. E sono divise in tre blocchi da tre ciascuna, un blocco da tre per ogni livello della nostra gerarchia di accesso. Il primo trattino, è un caso particolare, indica in modo veloce il tipo di file. I file normali hanno trattino, le cartelle hanno D, altri file avanzati usano altre lettere. Se volete ve lo potete cercare, venite in sede e ne parliamo. Quindi analizziamo questi permessi al volo. Abbiamo detto primo trattino, ce ne freghiamo. Abbiamo che la prima tripletta è il proprietario, quindi in questo caso il mio compagno, che può ovviamente ai file suoi leggere, scrivere ed eseguire. Il gruppo che possiede i file invece può solo leggere e eseguire. Infatti il trattino indica che quel permesso non c'è. Quindi R-X hai lettura, niente scrittura, eseguibile. Come anche tutti gli altri possono solo leggere e eseguire. Nota breve: se siete smanettoni potete cambiare i permessi a caso ai vari file se avete l'autorità di farlo, se il sistema ve lo fa fare. Non fatelo, rischiate di rompere le cose, perché i permessi sono importanti e file e servizi di sistema hanno bisogno di particolari permessi per funzionare correttamente. Se lo volete, cavoli vostri. Se volete farlo lo stesso, vabbè. Adesso abbiamo visto come entrare nelle cartelle, come vedere che file ci sono nelle cartelle. Iniziamo a fare qualcosa di utile. Mkdir, make directory, crea una nuova cartella. Semplicemente mkdir, make dir, con il nome della nuova directory. Come vedete nell'esempio, mkdir polymi, mkdir unimi, ls, e vediamo in fondo che ha creato due nuove cartelle, polymi e unimi, nella nostra cartella home. Rm, remove, rimuove un file, semplicemente. Quindi, solito esempietto stupido, ls, abbiamo un file, rm file, ls di nuovo, non c'è più il file. Per rimuovere le directory dobbiamo fare, non ce lo fa fare rm di base, dobbiamo dargli il flag trattino r, che sta per ricorsivo. Quindi se dite rm trattino r in una directory non vuota, vi cancella anche tutti i file che ci sono dentro quella cartella. Fin qua funziona come in modo intuitivo. Se la cartella è vuota, potete usare l'alias più semplice rmdir. Sta per remove directory, quindi intuitivo circa. Se volete forzare, indipendentemente da se potete o no, la rimozione di un file, trattino F,
attenzione, i flag possono essere combinati e funziona, ognuno fa la sua parte, quindi trattino R, trattino F, rimuove ricorsivamente forzando. Se volete, se avete, siete pigri, i flag, le opzioni a singolo carattere potete unirle a mo' di salsiccia di lettere con un solo trattino all'inizio. Trattino RF con RM è una cosa molto pericolosa che dovete controllare 3 volte se state rimuovendo la cosa giusta. Ho rotto minimo 4 volte la mia installazione perché ho cancellato per sbaglio la mia cartella home, così. Se potete evitarlo, fatelo, fate a mano oppure non usate trattino F, perché se state facendo cavolate il sistema vi dice attenti. MV, move, muovere file. Per muovere dobbiamo usare il senso lato del significato, e quindi muovere sta per sia spostare tra una cartella e l'altra, ma anche rinominare, perché se muoviamo un file da una cartella alla stessa cartella stiamo semplicemente rinominando il file. Quindi esempietto stupido, mv polyme unimib, abbiamo che polyme, vabbè non c'è l'ls prima, c'era una cartella, un file chiamato polyme, unimib, polyme è diventato unimib. A differenza di rm, mv funziona in modo uguale per tutte le, per sia che sia un file o una cartella. Cp, copy. Anche qua copiamo i contenuti di un file da una sorgente a un altro file. Come anche per RM, se vogliamo copiare una cartella dobbiamo dirgli di farlo in modo ricorsivo, se no ci urla e ci dice che è una cartella e non possiamo farlo. Cat non è un gattino, sta per concatenate. Quello che fa è concatenare il contenuto di vari file. Il modo in cui il 99% delle volte lo usiamo è dire cat file, cat di un file e printa il file. Quindi potete vedere cat come il modo per printare a schermo i contenuti di un file. Quindi ad esempio se vado su, quando ho fatto, vi ho fatto vedere gli alias, se vedete ho fatto cat trattino punto bash aliases, che è il file dove tengo tutti gli alias per bash, e vedete che ha printato tutto in modo semplice. Se avessi dato ad esempio cat bash alias e un altro file, ad esempio bash rc, vedete che ha preso un altro file a caso, e qui vedete che è ripreso il file di prima, quindi semplicemente concatenato uno dopo l'altro. Ora torniamo all'inizio, sarà il vostro migliore amico, il man, che sta per manuale. Man comando vi printa il manuale completo di quel comando. Ad esempio qua potete vedere il manuale di cat, che vi dice cat user commands, proprio bello formattato, name cat vi spiega cos'è, synopsis è la sintassi generale del file. Per motivi di spazio l'abbiamo messo, però sotto c'era la spataffia di opzioni varie, cosa fa, descrizione, casi particolari, insomma un manuale. Ora, siamo arrivati a un momento cruciale, abbiamo capito come scrivere cose a terminale, come facciamo adesso a farci qualcosa con queste cose a terminale. In un modo è la input-output redirection, redirezione dell'input e dell'output, che si fa principalmente tramite le pipe, che vi farò spiegare dal mio collega. Quindi grazie per avermi ascoltato, Mirko, tocca a te. Va bene, cosa sono le pipe? Le pipe sono un modo per mettere assieme i comandi, nel senso noi abbiamo visto come leggere i comandi, abbiamo visto come crearli, abbiamo visto tante cose, ma è scomodo magari fare tutto, digitare ogni singolo comando quando potremmo fare tutto insieme. Vedete un po' i comandi, vi introduco questa cosa. La filosofia di Unix è quando fate un programma, quando un programma è fatto per un sistema Unix, il programma dovrebbe fare una sola cosa, ma dovrebbe farla bene. Questo significa che generalmente i programmi saranno corti,
non avranno molte funzionalità, faranno una sola cosa e la faranno generalmente molto velocemente, molto efficientemente e in modo molto veloce. E proprio perché abbiamo questi piccoli programmi che sono minuscoli e abbiamo per ogni cosa che abbiamo bisogno di fare abbiamo questi piccoli programmi, se vogliamo creare qualcosa invece di più grande non andiamo a crearci un nuovo programma che fa tutte queste cose, semplicemente mettiamo insieme i vari comandi a scelta in base a cosa ci serve. Quindi vedete i comandi su Unix o su Linux come in modo molto modulare. Ok, l'idea delle pipe è che un comando, cioè fino adesso abbiamo preso gli argomenti di un comando digitandolo dopo il comando stesso, quindi cat e poi il nome del file, no? Però volendo noi potremmo passare al comando informazioni che provengono da altri comandi, senza dover ogni volta scrivere noi. Adesso vediamo degli esempi. Ad esempio, grep. Grep, dopo vi spieghiamo cosa fa, beh, velocemente in realtà. Grep serve per filtrare sul testo, ok? Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente fatto il cat di commedia e quindi quello che avrebbe fatto normalmente è stampare tutta la Divina Commedia. Però quello che abbiamo fatto è mettere il pipe tra cat e grep e a questo punto tutto quello che fornisce in output cat verrà fornito come input a grep. E dato che grep serve a filtrare le cose, gli abbiamo dato cosa cercare, qualcosa per filtrare, in questo caso Dante, e queste sono alcune delle righe che dava quando facevamo questo comando. Come prima, per ovvi motivi, avevamo tagliato perché sennò l'output era troppo lungo. Quindi, come ho detto prima, il motivo per cui usiamo le pipe è per avere questi nuovi behavior dai nostri comandi e non dover ogni volta scrivere manualmente le cose. E poi, come abbiamo detto prima, abbiamo parlato delle cose del fatto che il terminale è scriptabile, quindi in uno script magari volete che un comando passi l'output all'altro comando e quindi vabbè. Vi immaginate voi, cioè immagino che voi possiate immaginarvi i vari utilizzi. Questa è sempre la stessa cosa che ho detto prima, ma come funziona? Tutti i comandi hanno diciamo tre buffer. Questi buffer sono... Come? Ah, vabbè, sapete, la maggior parte di qui avete detto che fate informatica, no? Quindi più o meno sapete tutti cos'è un buffer, o l'idea di buffer più o meno. Per quelli anche che non fanno informatica immagino che sappiate cos'è un buffer. Tu fai elettronica, dai, sai cos'è un buffer. Chi è che faccio elettronica? Tu sai cos'è un buffer? Aerospaziale, tu hai fatto elettronica, quindi sai cos'è un buffer. Sta piacendo, va bene. Vedete il buffer un po' come una coda dove mettiamo cose che magari non riusciamo a processare subito e all'occorrenza quando dobbiamo processarle le andiamo a prendere da lì. Quindi diciamo che questo qui è il nostro buffer e all'inizio è vuoto il nostro buffer, quindi quando c'è un output di un programma, ad esempio questo qui è il programma dammi le firme, il programma dammi le firme ha generato questa risma di fogli, lo mettiamo nel buffer in questo caso di uscita e a questo punto ci sarà un altro comando dopo il comando grep e tipo vogliamo stalkerare e cercare una persona specifica e in quel caso andremo a filtrare i fogli all'interno di quella risma e questo comando ritornerà solo quei fogli specifici, però non sarà più, diciamo, da questo buffer non ci saranno più i fogli perché li abbiamo consumati. Quindi questo buffer lo potete vedere sia come input che come output, per dammi firme come output, quindi buffer di output, e per grep come buffer di input. Ok? Ci sono domande su questa cosa? Si capisce? Analogia top. Quindi sostanzialmente questi sono i tre buffer: standard input, standard output e standard error. Standard error, diciamo che
non è qualcosa che ci interessa veramente, è quel buffer sulle quali vengono stampate generalmente le informazioni di quando un programma va in errore o quando ci sono dei warning, quindi magari non vogliamo che i programmi quando c'è un errore si terminino e si incettino. Magari possiamo mandare un messaggio su standard error, così l'utente riesce comunque a vedere cosa è successo, cosa non è andato, però quello che riesce a fare lo fa comunque. Quindi questo era lo stesso esempio di prima. Ci sono questo capitolo, come avete visto prima, è il capitolo del reindirizzamento input-output, perché ci sono vari modi per reindirizzare l'output. Il pipe è solo uno di questi. E come ho spiegato prima, semplicemente mette un buffer, cioè collega il buffer di uscita di un comando con il buffer di entrata di un altro. Per vedere però come diciamo un programma può prendere da standard input passato col pipe, dovete andarvi a vedere dal manuale, perché non tutti i comandi prendono allo stesso modo. Però la maggior parte, diciamo, quelli che fanno almeno trasformazioni di testo o che fanno elaborazione, generalmente prendono da standard input, prendono i dati di per sé. Perché ad esempio per grep non è necessario fare il cut e poi passare il grep. In realtà potremmo usare grep, il filtro e poi il nome del file. Però ci si aspetta il nome del file, no? Invece magari quando prendi da standard input con la pipe, invece si aspetta proprio i dati. Ok? Questa cosa abbiamo capita? Sì? Non è che state dicendo no perché non state ascoltando? Cioè, non state dicendo niente perché... No? Ok, va bene. E invece se vogliamo invece... Qual è un altro tipo di reindirizzamento? Un altro tipo di reindirizzamento è l'operatore di reindirizzamento, appunto, che serve per scrivere su file. Come vedete, noi avevamo cat con media.txt e poi abbiamo fatto grep su Dante e abbiamo reindirizzato questo output su divina.txt. Cosa ha fatto questo operatore di redirect? Semplicemente ha preso l'output, quindi quello che c'era sul buffer di uscita di grep, e l'ha scritto su un file. Fa solo questo, scrivere su un file. Ok? Capito tutti cosa fa? A posto. Però magari noi non vogliamo semplicemente fare reindirizzamento in questo modo, perché diciamo come reindirizzamamento con l'operatore con una freccia, quello che fa è cancellare il contenuto precedente, quindi lo sovrascrive il file. Invece se vogliamo avere comunque quello che c'era prima, ma avere anche quello che diciamo il nuovo output e metterlo insieme al file, possiamo usare le doppie frecce e semplicemente lo metterà in coda. Quindi echo è un comando per stampare. Per quelli che fanno programmazione, quando fate print stampa qualcosa su video, echo è analogo, stampa su video. Quindi quello che fa è, dato che echo stamperebbe su video boring, al posto di stamparlo su video, cioè al posto di usare il video come buffer di output, lo mettiamo, il nostro buffer di output verrà usato come buffer di input per Divina, e a questo punto boring verrà messo in fondo al contenuto di Divina, che prima avevamo visto era cat commedia grep Dante, e quindi erano queste poche linee della Divina Commedia. Quando abbiamo fatto echo boring, semplicemente ha messo boring in fondo, ok? Questa è la differenza, cioè se noi avessimo fatto echo boring una freccia divina.txt, non vedreste le cose della Divina Commedia, vedreste solo boring, ok? Questo si capì a posto. No, è che a noi ci dicono in informatica, ragazzi, quando fate qualcosa per i vostri utenti, immaginatevi che gli utenti siano stupidi, perché sicuramente saranno stupidi, o almeno una buona parte, e quindi diciamo se voi pensate che sia intuitivo per voi, non necessariamente lo è per gli utenti, e quindi io continuo a chiedervi se avete capito, perché magari non era intuitivo per voi, e non perché siete stupidi, né? No, non perché siete stupidi, ci mancherebbe altro. Ok, e noi possiamo renderizzare
diciamo, perché come ho detto prima ci sono tre buffer, uno di input, uno di output e uno per l'errore. In realtà possiamo reindirizzare, cioè quando facciamo echo boring e renderizziamo il coso, se avessimo usato in realtà un comando che genera degli errori, ok, noi avremmo avuto il reindirizzamento dell'output comunque sul file. Però se avesse scritto qualcosa di errore, allora l'avrebbe stampato a video, perché di default i buffer di output e il buffer di errore stampano a video. Ok? Non so se... adesso ve lo chiedo sinceramente, avete capito questa cosa? A voce non... No, ok. Facciamo finta che echo debba stampare boring, boring, boring. Ok, quindi tre volte boring. Facciamo finta, non è questo il funzionamento di echo. Però il primo boring riesce a stamparlo e quindi lo mette sul buffer di output. E facciamo finta che però al secondo boring echo fallisca, non riesca a stampare boring. A quel punto echo cosa potrebbe fare? Potrebbe stampare un messaggio di errore sul buffer di errore. Quindi non so, non potevo stampare boring. Dato che abbiamo fatto il renderizzamento su divina.txt, il primo boring finirà effettivamente accodato alla Divina Commedia, ma il secondo, cioè il messaggio di errore che abbiamo stampato sul buffer di errore invece stamperà su terminale, perché di default il buffer di uscita e il buffer di errore stampano su terminale. Ok? Questa cosa è chiara. Ma in realtà, diciamo, facciamo finta che noi vogliamo anche renderizzare l'errore. Non necessariamente dobbiamo renderizzare l'output. Noi possiamo specificare semplicemente l'ID. Il numero 1 è per lo standard output, quindi è quello di default. Non c'è bisogno di specificarlo. Cioè qui, se non avessimo messo nessun 2, avrebbe preso lo standard output. Invece se mettiamo 2 in questo modo, fa renderizzamento dello standard error. Quindi facciamo finta che noi abbiamo un programma che stampa su terminale. E noi sappiamo che funziona, per come l'abbiamo, per i dati che gli diamo funziona, però dà un sacco di warning. Il warning non termina il programma, però ci dà fastidio a vederlo in mezzo al terminale, non... capito? Non so, facciamo finta che non gli piace... Facciamo finta che ci siano vari nomi, un file con una lista di nomi. Anzi vari campi, il primo campo è il nome, il secondo campo è il cognome, e semplicemente quello che facciamo è fare l'output, renderizzare l'output del comando da in un file. No, scusate, ho detto una stronzata. Allora, premessa la stessa, la premessa è la stessa, ci sono due campi, uno è il nome e uno è il cognome, e vogliamo stampare questa lista di nome e cognome, però alcuni non hanno il cognome, quindi cosa potrebbe fare? Semplicemente potrebbe stampare ad output quello che stamperebbe normalmente, quindi nome e cognome, o anche se c'è solo il nome. E invece quando non c'è il cognome potrebbe stampare il warning sul buffer di errore, quindi su standard error. Ok, fino a qui mi seguite tutti? Però cioè io so già che ci sono, per alcuni mancano il cognome, e non voglio che comunque, non voglio vedere io visualmente gli errori su schermo. Quindi cosa faccio? Semplicemente reindirizzo l'errore su un file, così se c'è stato un errore, comunque non è che me lo son perso, me lo vado a vedere sul file dopo che ho finito di eseguire il comando. Abbiamo capito tutti? Quindi non scrive più sul terminale. Gli errori non li scrive più sul terminale, li scrive su error.log. Se vuoi che io stampi su standard output sul file, ma gli errori su terminale? Cosa intendi per contrario? Basta non mettere l'identificativo, perché di default prende automaticamente standard output, come abbiamo visto prima qua. Vedete che qui non abbiamo messo niente e prende automaticamente 1. Ok? E vabbè, standard input non c'è nessun coso, quindi va bene. Altri comandi addizionali che potreste trovare utili, quando voi scrivete un comando e lo eseguite sul terminale,
Generalmente, cioè, provate a cattare qualcosa di veramente lungo sul vostro terminale. Vedi l'esempio che ho fatto io. C'è un esempio. Sì, il file che ho concatenato prima. Questo, esattamente, questo file qui. È un file lungo, non ci sta dentro il terminale, no? E quindi se noi vogliamo andare a vedere su, come facciamo? Dato che abbiamo un emulatore di terminale, è molto semplicemente possiamo scorrere verso l'alto, giusto? Però facciamo finta che voi non abbiate un emulatore di terminale adesso, state usando, o che perlomeno il vostro emulatore di terminale non abbia questa funzionalità. Come fate ad andare a vedere sopra? È scomodo scorrere ogni volta. Tra l'altro c'è un tasto per scorrere, ma non me lo ricordo neanche io. Cioè, è scomodo scorrere... Non c'è più sul titolare. L'hanno tolto, esatto. L'hanno pure tolto quella combinazione di comandi. Quindi com'è che facciamo? Facciamo con l'utilizzo di un paginatore. Cos'è un paginatore? Semplicemente il paginatore prende quello che vorremmo stampare a video e ci... E questo, quello che vogliamo stampare su video diventa il testo del paginatore. A questo punto il paginatore è quello che gira sul terminale in quel momento lì, e quindi il paginatore ci permette di salire e scendere, andare a destra e a sinistra, o molto in generale visualizzare il file avanti e indietro. Adesso, ed è la stessa cosa che fa comando. Adesso facciamo un esempio che magari la prendo. Se faccio ad esempio ls no. L'S della mia cartella home, per favore, no. Grep, cazzo, la tastiera in inglese, americana. No. Help. È lungo? Sì, è lungo. Ok, vedete che ho fatto l'help di grep. L'help di grep è troppo lungo, ma adesso se voglio andare a vedere sopra, devo scorrere su con l'emulatore di terminale. E come ho detto prima, se invece è rotto, come facciamo? Quello che possiamo fare è usare less. Quello che fa less è... Oh mio Dio. Ok, grazie. Less. Quindi potremmo usare less come nostro paginatore. Quindi tutto quello che dà in uscita grep meno meno help finirà dentro il nostro... come testo di help. A questo punto vedete che non va più in fondo, cioè nel senso non è più tagliato in fondo. Si blocca in cima. Però ci perdiamo quello che c'è sotto. No, non ci perdiamo quello che c'è sotto, semplicemente ora possiamo usare le freccette per muoverci e vedere effettivamente tutte le cose. Poi volendo potete anche cercare, per cercare potete usare slash slash e poi scrivere le cose, quindi non so, pattern, premo invio e mi cerca tutti i pattern. Ok. Quindi sostanzialmente questo è quello che fa un paginatore, semplicemente vi permette di poter scorrere avanti e indietro l'output di qualcosa, di qualsiasi cosa gli avete passato. Ok? Avete capito tutti cos'è un paginatore? Cosa fa less? Top. C'era un altro paginatore prima che si chiamava more. More less. Ok, no, va bene. More faceva più o meno la stessa cosa, solo che ha meno funzionalità, quindi se cercate in giro online guide vecchie e vedete come paginatore more, non usate more, usate less, perché less appunto c'ha più funzionalità, più facile da usare. Less is more, esatto, less is more, meno è di più. Dai, in ogni caso, e come vediamo qui, less non deve necessariamente prendere da piping come lo standard input. Possiamo passargli semplicemente come parametro il nome del file che vogliamo leggere. Però, come ho detto prima, il modo più utilizzato è in pipe, giustamente. Cioè, nel senso, se volete vedere un file di testo e paginarlo, semplicemente aprite un editor di testo, non avete bisogno di aprire less. E dopo vediamo una cosa bellissima. Mamma mia. Comunque, si è dimenticato sì. Mirko di dirlo, per uscire dal paginatore potete premere Q. Esatto, Q è per quit, per cercare invece slash e gli mettete quello che volete cercare. Una cosa soltanto, quando fate slash, quello che si aspetta non è una stringa, nel senso, non è la stringa che dovete cercare, è una espressione regolare. Quanti sanno cos'è un'espressione regolare? 1, 2, 3, 4, tu non conti, 3... 4, tu non conti? 3? Ok,
Allora, l'espressione regolare, se non sapete cos'è, fa niente. Sappiate che però ci sono alcuni caratteri che se voi li mettete si aspetterà che siano qualcos'altro. Ad esempio il punto. Se voi cercate il punto, non vi troverà il punto di per sé. Penserà che sia un carattere speciale per l'espressione regolare. Per questi caratteri, se notate che alcuni questi caratteri, cioè, dovete mettere uno di questi caratteri, semplicemente lo precedete da un, lo precedete da un backslash. In questo modo, ad esempio, io voglio cercare slash tastiera americana, giusto, io voglio cercare il punto, primo punto, non mi trovo al punto, perché nell'espressione regolare il punto vuol dire qualsiasi carattere, ok? Adesso non sto qui a spiegarvi cos'è l'espressione regolare, però sappiate che se volete cercare ad esempio il punto slash backslash è qua. Ecco. Dove? Qua. Backslash e poi punto. E a quel punto vi troverai i punti. Ok? Abbiamo capito questa cosa qui? La particolare, il fatto che nello slash non c'è la stringa che dovete cercare, ma l'espressione regolare di quello che volete cercare. Quindi a volte, se mettete alcuni caratteri speciali, non vi aspettate che cerchi quel carattere lì. Ok? Comunque vi consiglio di andarvi a vedere cos'è un'espressione regolare, utilissimo, vi cambia la vita in molte cose, soprattutto per la trasformazione di testo. By the way, piccola chicca, le espressioni regolari le potrete usare anche in altri editor di testo per cercare normalmente, quindi a parte Linux, se volete cercare su Word il vostro documento, oddio, magari Word no, Word, LibreOffice, VS Code, LibreOffice, un editor di testo qualsiasi, volete cercare del testo. LibreOffice non è un editor di testo. Qualcosa con del testo, potete usare delle espressioni regolari e questa cosa anche su Windows funzionano tutte alla stessa maniera. Circa. Sì, circa. Circa. E quelle di base funzionano tutte uguali. Quindi impararsi le espressioni regolari, qua non lo facciamo per brevità, è una cosa che vi serve anche fuori dal terminale, quindi ve lo consigliamo ancora di più. Esatto, una cosa soltanto, vedete l'espressione regolare, se andate a casa imparate cos'è, è fighissimo, non abusatene, nel senso che l'espressione regolare è poco efficiente per quanto concerne la ricerca di testo e soprattutto è illeggibile, cioè voi scrivete l'espressione regolare un giorno, tra qualche mese non sapete più cosa fa quell'espressione regolare. No, per favore. No, no, no. Tra l'altro, questa cosa delle mail. Non esiste un'espressione regolare per matchare un'email perfettamente. Se riuscite a trovarne, probabilmente qualcuno vi paga soldi. Quindi è una piccola challenge. In ogni caso, grep l'abbiamo... Domanda, vai. Sì, l'ordine è da sinistra verso destra, quindi quello che è in output dal comando di sinistra va in input all'output al programma di destra. Ok? Posto. Qualcun altro ha domande? Non mangio? Cioè non vi mordo? Sono troppo basso, non ci arrivo? No? Ok. Adesso vediamo grep effettivamente cosa fa. Come abbiamo visto prima, grep serve semplicemente per filtrare. Sostanzialmente per l'utilizzo che si fa la maggior parte delle volte sul terminale di per sé per cercare velocemente, l'abbiamo già visto, semplicemente gli date una stringa e cerca quella stringa lì nel testo. Però in realtà grep gli potete passare un'espressione regolare, e se gli passate un'espressione regolare potete fare ricerche più complicate. La segnatura del comando è questa qui, quindi... Ah, una cosa che non è stata detta prima. Generalmente le opzioni vanno sempre prima del primo parametro posizionale. Questo è uno standard Unix, no, POSIX in realtà. Quindi molto spesso vedrete, cioè, alcuni comandi, cioè diciamo la maggior parte dei comandi capiscono anche se mettete i flag alla fine o se mettete l'opzione alla fine. Però per essere sicuri mettetele prima del primo argomento posizionale. Perché alcuni comandi che magari sono vecchi, legacy, non riescono a riconoscerli se sono dopo. E un'altra cosa, se quello
l'argomento posizionale obbligatorio, secondo voi dov'è che sta generalmente? Cioè, noi facciamo finta di avere più argomenti, un pattern e poi tanti input. Generalmente quello obbligatorio dov'è che lo mettiamo come argomento? Quello posizionale, quello obbligatorio. Generalmente sarà dove? All'inizio va benissimo, oppure va bene anche alla fine. L'importante è che non sia mai in mezzo, nel senso non lo troverete mai in mezzo. Perché non lo troverete mai in mezzo? Esatto, vedete, ce n'è uno sveglio, ragazzi, su, dai, ragazzi. A proposito di questo, avevo alzato prima la mano per chiedere parola al professore. Ah. Se avete un file con un nome strambo, tipo trattino, sono cattivo e voglio spaccarti la shell, per separare i file dai flag potete passare trattino trattino e in automatico tutti i programmi capiscono che dopo il trattino trattino sono solo file, solo posizionali, e prima del trattino trattino solo opzioni. Però generalmente non avete bisogno di questo. Esatto, generalmente non avete bisogno. Se la segnatura è scritta bene, magari usate la segnatura di qualcuno che, non so, ha fatto un programma ed è al liceo, e... come qualcuno qua dentro. Ad ogni modo, quindi in realtà grep l'abbiamo visto prima. Come ho detto, si possono passare anche le espressioni regolari e alcune flag che vi dico già adesso, così che non dobbiate andarvi a cercare sul manuale. Di default grep cerca in modo case sensitive, quindi il fatto che sia maiuscolo o minuscolo è importante. E invece se volete cercare qualcosa che non è matchato dalla stringa che avete dato, quindi se volete fare la ricerca inversa, gli passate meno V, che è molto comodo. Magari volete filtrare, cioè magari non volete cercare qualcosa ma volete filtrarlo, a quel punto mettete meno V, è molto comodo. Un'ultima cosa, grep funziona, lavora su linee di default, nel senso che separa le linee, le ricerche le fa linea per linea, quindi se voi state cercando un pezzo di stringa che ha una new line, quindi una capo, non ve la trova, dovete passare il comando, la flag -z, che non ho scritto qua, e semplicemente vi dice che di non tagliare alle new line ma di tagliare quando c'è un byte nullo, che è il terminatore di stringa, per quelli che fanno programmazione. Sapete cos'è un terminatore di stringa, vero? Non mi parete convinti? Informatica 1. Esatto. Quanti stanno seguendo Informatica 1 qua? Quanti dovrebbero seguire? Quanti dovrebbero seguire? Sai cos'è un terminatore di stringa? Cos'è un terminatore di stringa? No, chiedeva l'asiatico. Un fratello... No, pure io asiatico. Era per la familiarità, ragazzi, era per la familiarità. Ok, quindi terminatore di stringa serve per terminare la stringa. Ma qual è questo carattere? Tu sai qual è? Sai che byte è questo? In ASCII, dico. È facile, eh? Giustamente, slash 0, ragazzi. Va bene. Un altro programma molto utile... è SED. SED serve per fare trasformazioni di testo. Anche qui prende espressioni regolari come input. In realtà SED, diciamo, in questo caso lo usiamo come sostituzione. Vedete che ho usato SED, poi ho messo le virgolette per indicare che gli spazi all'interno fanno parte comunque della stringa. E poi ho messo il filtro da usare, e all'inizio notate che c'è S sta per substitute, quindi serve per sostituire parti di testo. In particolare
cioè in particolare, dopo la, il primo slash mettete l'espressione regolare da cercare e poi come secondo argomento, diciamo, della stringa, quindi dopo il secondo slash, gli passate la stringa da con cui rimpiazzare il testo che avete matchato. Il G alla fine serve semplicemente per dire di farlo globalmente, perché sed di default si ferma alla prima occorrenza, quindi quando trovate la prima occorrenza si ferma lì, non cerca di fare altre sostituzioni. G serve per dire continua a cercare su tutto il testo. Qualcuno ha domanda su questa cosa qui? Sì? Pattern to match, come ho detto prima, è l'espressione regolare. Allora, di norma potete mettere una stringa, se dovete solo sostituire una stringa va benissimo, nel senso, se io faccio S slash Mirko slash Alex meno G, slash G, quello che farà è sostituire Mirko con Alex. Okay. Ah, comunque io sono Mirko, lui è Alex. Sostituirà Mirko con Alex. Però come ho detto prima, in realtà non prende una stringa, prende un'espressione regolare. Quindi se voi cercate di cercare un punto, dovete mettere, come ho detto prima, il backslash prima, ok? Perché sennò appunto pensa che gli vada bene qualsiasi carattere. Ad esempio, se io metto M.RCO, matcherà sia Mirko che Marco, perché il punto è rimpiazzabile con qualsiasi carattere e quindi va bene sia la I che la A. Avete capito? Sì? Tu hai capito? Voi in fondo avete capito? Top. Lì sì che hanno capito. Domanda. L'output del testo rimpiazzato, cioè allora l'output di sed finirebbe sul file. Ah, tu dici a sinistra più a sinistra fai cut del file e poi a destra più a destra fai la, il reindirizzamento sul file. Mm? Mm. Ah, ok. Allora, sed di per sé serve solo per fare la trasformazione ma non scrive da nessuna parte di default. Se vuoi scrivere da qualche parte devi fare il renderizzamento, quindi le freccette, ok? Cioè se io uso sed a vuoto, cioè non a vuoto, ma se uso sed senza mettere niente dopo, quell'input lì non verrà cambiato, ok? Cioè aspetta, fatemi, vediamo se mi ricordo come si, quindi ciao. Ah, devi mettere il nome. Ah, ok, quindi è questo. Ok, cool. E adesso faccio sed qua? No. Qua? No. Mettimi la tastiera in italiano, per favore. Che... Non devo aprire le impostazioni. Faccio io sed. Con cosa lo vuoi rimpiazzare? No, no, sed di ciao. Ah, così proprio. No, dico sed. No, cerchi sed. Ah, ho capito. S, ciao. E quindi questo si chiama pair programming, lo farete più avanti. Lui mi dice quello che devo fare e io non capisco nulla. Va bene, e qui metti AAA. E poi fai cosa? Cioè metti la G. E fai va bene. E poi ci metti file. Il file che era. E poi invio. E vedete che. Qualcuno. Sì? Allora vedi che non avete capito, ma ditemelo che non avete capito, allora ve lo rispiego. La G serve perché di default sed modifica solo la prima occorrenza, se voi mettete G alla fine lo fa su tutto il testo. Adesso io vi chiedo, avete capito? Ragazzi, guardate che io non mordo, l'ho già detto prima, se non avete capito... hai ragione, hai ragione. In realtà così non avete visto molto, quindi... ciao, e qui mettiamo Mirko, ok? Quindi salviamo. E ora facciamo sed, sempre della stessa cosa. Vedete che ha rimpiazzato ciao con A.
Però adesso se vado a fare cat di A, il file non è cambiato, è rimasto sempre ciao, ok? Se noi invece vogliamo andare a modificare il file, effettivamente salvare queste modifiche, un modo per fare questa cosa è fare il renderizzamento di stringa. Oh mio Dio, è qua, vero? Ok, sì, è qua. Ah, a questo punto io vado a fare il cat di A. Bro, oddio, il bello della live. Forse è meglio fare così. Fai cut pipe. Esatto, cut a, oddio, pipe. Sed pipe. Togli la sed. Sì, la lo togliamo e gli mettiamo questo. Facciamo doppio. Secondo me è per quello. Secondo me non scrive lo stesso. No, ok, ha scritto. Però avete capito, cioè, ok, il motivo per cui non ha stampato nulla è perché abbiamo provato a renderizzare una volta e quindi ha cancellato il contenuto, cioè sostanzialmente era un problema di precedenze degli operatori. Esatto, perché quando tu cerchi di fare il renderizzamento, prima deve creare il buffer di uscita, se no non sa dove scrivere. Questa cosa avete capito? Cioè, questo comando qua che ho fatto prima, il motivo per cui ha dato a vuoto dopo, quando abbiamo fatto cut, è per l'ordine degli operatori. Semplicemente qua, per far funzionare, per sapere dove deve scrivere sed, ha dovuto prima creare il buffer di uscita. E quindi il buffer di uscita era A. E però se gli scriviamo A, cancelliamo il contenuto. Quindi quando lo va a leggere sed, quando sed va a leggere da A, troverà vuoto. Quindi se volete effettivamente modificare questa cosa così, potete fare facendo cat, pipe, sed, questa cosa qui, e poi fate il renderizzamento su A. Se volevamo fare quello che volevamo fare prima, in questo modo. E dovrebbe essere... No, ok, vabbè. Sono cose... stupido io. In ogni caso... Come? Togliendo il primo cat A e pipe, togli soltanto il primo A, appunto, diciamo, che era il contenuto prima di modificarlo. Non so. Non c'è soltanto sed, se c'è una magica, eccetera, con un solo maggiore scrive sul file, con due maggiori appende al file. Ok? Appende in realtà... Cioè, nel senso, io dico appende, ma in italiano non si dice appende. Lo mette in coda. Lo mette in coda al file. Coi due. Come si chiama? Con due parentesi angolari. In ogni caso, ho riprovato, effettivamente anche adesso ha dato errore, perché ha cercato anche qui di scrivere su A. Ecco, ho dovuto prima creare il buffer, quindi problemi. Quindi, com'è che facciamo a modificare il file in place? In realtà. Sed ce l'ha questa opzione e immagino questo sia il motivo per cui esista, è il fatto che è almeno i, che semplicemente vuol dire in place, quindi quello che prende dal file lo modifica e poi lo riscrive sul file senza dovete fare piping e queste cose qui, ok? Se no altrimenti succede come prima, che non funziona, colpa mia. Bene. E qui c'è un esempio, cat commedia di TXT, lo passiamo a sed, ripiazziamo Dante con Paolina e adesso è diventato la Divina Commedia di Paolina Alighieri. Ok? Molto semplice. Cat. Cos'è che fa cat? Cosa immaginate che faccia cat? Adesso. Cosa immaginate che faccia cat? Nessuno ha idea di cosa potrebbe fare cat? Tagliare vuol dire in italiano, né? Come? Nessuno? Mi tirate su di nuovo chi fa informatica qua dentro? Quali linguaggi conosci te con i capelli lunghi? Tu sei sveglio.
Python, sai cosa fa la split in Python? E non potevi immaginarti che Cat facesse la stessa cosa, dai. La slide almeno. Sì, in ogni caso. Cat serve per fare quello che sarebbe una split, quindi gli passiamo un delimitatore, gli passiamo una stringa e taglia la stringa al delimitatore e ce li restituisce indietro. Bene. Da notare che qui, come abbiamo detto all'inizio, le opzioni generalmente sono opzionali. In questo caso però meno D è obbligatorio perché deve sapere che delimitatore dobbiamo passargli. Altrimenti non sa come tagliare la stringa, ok? E meno F fa la stessa cosa, cioè anche quello è obbligatorio perché quando facciamo cat ci taglia la stringa, però cat ci fa scegliere quali parti vogliamo che restituisca. E quindi dopo F gli passiamo le parti. In questo caso se noi tagliamo facciamo cat meno d spazio, poi gli mettiamo il carattere. In questo caso se metto un altro spazio pensa che sia lo spazio per separare gli argomenti, quindi ho dovuto fare un escape. Chi sa cos'è un escape? Fare escape, bravo, lo vuoi spiegare a tutti? Sai che sei... è il mio lavoro? È questa cosa qui, ragazzi. Quando c'è un carattere particolare, magari c'è un carattere che, ad esempio per lo spazio, che per la shell vuol dire qualcos'altro, quindi lo spazio non è lo spazio del carattere che vogliamo fornirgli, ma lo spazio è lo spazio tra un argomento e l'altro, il terminale non riesce a capire. Quindi gli mettiamo uno slash davanti, un backslash davanti, e semplicemente diciamo il prossimo carattere dopo è un carattere escapato. Quindi... nel caso dello spazio vuoto semplicemente gli dice ok, questo è uno spazio vuoto, prendilo come carattere, non è parte della sintassi della shell. Oppure oppure in molti posti backslash 0 semplicemente vuol dire passagli il byte che ha 000 come valore ASCII. Ok, siete ancora perplessi o... Ok, lo vediamo qui benissimo. Ok, qui. Vedete che qui ho fatto cat della Divina Commedia e la prima riga era la Divina Commedia, ok? Il meno F semplicemente ci serve a indicare quali parti restituire. Quindi io qui sto tagliando utilizzando lo spazio, un singolo spazio. Quindi la prima riga serve tagliata la Divina Commedia. Mettendogli uno semplicemente gli dico passami la prima parte delle robe che hai tagliato, quindi in questo caso solo la. Ok? Avete capito tutti cos'è meno F? Sì? Le parti da restituire? Magari volete... Sì? Posso intromettermi un secondo? Un modo facile per capire cosa fa cat è pensare al vostro file di testo come... Sempre voluto farlo, è la prima volta. Pensare al vostro file di testo come a una tabella, quindi abbiamo la... Stai dicendo cat o se... cat con la U. Con la U, non con cat, U. Il gattino. La Divina Commedia. Quello che fa cat praticamente, cat tagliare come prima, e dividere la nostra stringa di testo in una tabella con tre colonne. In questo caso. In questo caso, ovviamente. Dove il modo in cui piazza le colonne è in base al delimitatore che gli diamo. Quindi in questo caso abbiamo la colonna 1 che è la, colonna 2 che è divina, colonna 3 che è commedia. Se gli diciamo di prendere solo la prima colonna, prenderà solo la. Perché è la prima colonna, ovviamente. Infatti, è così, vedete, per tutte le altre righe. Infatti sotto vedete che c'è D e poi ci sarebbe D Dante Alighieri, qui sotto ci sarebbe D Dante Alighieri, ok? Mi ho preparato al volo un testino per farvi capire. Quindi abbiamo questo file chiamato poll.txt che è
un database tarocco farlocco dei membri nostri, che ho violato la privacy di tutti scrivendo. Ecco perché sei andato le domande. Eh già. Allora, alcuni dati potrebbero essere veri, altri no. Diciamo che vogliamo, facciamo che questa sia la nostra base di dati e noi dobbiamo gestire questi dati. Se vogliamo tirare fuori solo i nomi delle persone, sappiamo che il formato di questo database è nome, ingegneria, livello, ruolo nell'associazione. Gli diamo cat. Separati da cosa però? Separati da virgola, non spazio in questo caso. Quindi possiamo fare cat virgola. Apici singoli, apici doppi, stessa cosa, è una stringa, e trattino F 1. Come vedete abbiamo i nomi. Se vogliamo più, mettiamo nome e laurea, esatto, se vogliamo la laurea 2. Ok, invece se vogliamo, esatto, potete vederlo come le sequelle dei poveri. Come pensi che funzioni SQL? Esatto. Se no, SQL Lite. Ancora in ogni caso, potete passare anche non solo singoli diciamo campi, potete passare anche una lista di campi. Quindi io voglio l'1 e il 3 senza passare il 2. E come vedete qui da la, Divina lo salta e mette commedia, di Dante lo salta e lascia Alighieri. E la stessa cosa lo fa qui, quindi se mettiamo 1 e 3 semplicemente mette Bisca, triennale, però non c'è il corso di studio, ok? Oltre a questo potete passare anche dei range, quindi se volete fare dal primo al terzo semplicemente al posto di mettere la virgola mettete il trattino e così potete fare range. Quindi a questo punto vi restituisce tutti e tre. Restituisce tutti e tre. Ok? Adesso però mi sorge un dubbio. Domanda. Sì. Aspetta un attimo, che mi viene un dubbio. Voglio togliermi questo dubbio. No, ok, non lo fa. Niente. Ok, ditemi pure. Ma ad esempio manca un pezzo. Perché non ha dell'output, cioè vedere la prima e la terza? In quale? In quello delle slide? Perché semplicemente qui cioè puoi prendere la prima e la terza, abbiamo detto, giusto? Prima e terza, giusto? Qua, prima e terza. Dovrebbe esserci nel primo pezzo, nel mezzo del. Nel mezzo del? E non manca nel del. Nel del, dove? Io non sono. Io ho messo. Cioè, non so com'è la divina. L'ho messa perché è un testo famoso, ma su che riga? Nel mezzo del. Cioè, non sai l'incipit della Divina Commedia? Nel mezzo del cammino di nostra vita. Nel mezzo del manca. Nel mezzo del. Ah, probabilmente perché. Doppio spazio. Esatto, c'è il doppio spazio, quindi taglia già qualcosa e lascia. Esatto, vedete che ci sono più spazi. E quindi okay. È qua è come se fosse vuota questa colonna, nel, e la terza è vuota. Ok, ci hanno tolti questo dubbio. Sì, in genere cat lo usate. Vuoto nel. Sì, in genere cat comunque lo usate quando sapete già qual è il formato del vostro testo, perché giustamente dovete sapere come tagliare, dove tagliare, quali campi prendere. Con? A ogni inizio di strofa ha due spazi per e quindi perché spazio colonna vuota nel sprinta. Ok, come? Ah sì, non so, mi dicono che c'è un'opzione per ignorare
gli spazi all'inizio e gli spazi alla fine. Adesso non so qual è, se volete andarvelo a vedere, come sempre, come prima, Man. Tra l'altro abbiamo visto Man di qualcosa? Questo qui è l'output di Man. È come se avessimo fatto il cut del manuale di Man e poi l'avessimo passato a Less. È paginato. E anche qui possiamo cercare GNU. Vedete che trova tutti gli GNU. Ok? Quindi se non sapete come cercare, cioè se non sapete come funziona qualcosa, Man è utilissimo. A differenza di Help, Man è anche più discorsivo, nel senso che c'è una breve descrizione di quello che fa quando usate Man. Invece meno Help, diciamo che è più un indice per le cose che sapete già e non vi ricordate. Ok. VC. Cosa fa VC? VC sta per word count e serve a contare. E specificatamente gli possiamo passare vari parametri per dirgli come contare. Nel primo caso contiamo le linee, quindi meno L sta per lines. Ok? Quindi nella Divina Commedia, il txt che ho scaricato io, ci sono 1.453 linee. Se invece facciamo W conta le parole, quindi 96.770 parole. E alla fine meno C sta per characters, che sono i caratteri, quindi ci sono 557.962 caratteri. Sono un bel po' nella Divina Commedia. Sì, sono tanti. Va bene. Adesso, questo è un comando che in genere nelle cose di base non si mette mai. Io l'ho messo per un semplice motivo. Se voi state usando solo il terminale e volete cercare qualcosa, com'è che fate? Cioè, in genere quello che fate su Windows è aprire l'esplora risorse, andare sulla barra di ricerca e scrivere quello che volete cercare. Anzi no, semplicemente oppure semplicemente schiacciate Start e direttamente nella barra di ricerca di Start, giusto? In Windows 10 sì. Esatto. E in realtà questa cosa la potete fare anche su Linux, nel senso, in base alla distro che avete, in base al desktop environment che avete. Sapete cos'è un desktop environment? Ve lo ricordate? Primo giorno. Spiegato. Desktop environment. Ah, non c'eri. Scusate. Vabbè, in ogni caso, i desktop environment, comunque le varie distro, vengono già shippate con un explorer resource. Com'è che si chiama? Un file explorer. File manager. E quindi per cercare in genere aprite il file manager e come su Windows digitate nella barra di ricerca. Però ad esempio io sul mio sistema il file manager non ce l'ho, perché non mi serve, faccio tutto da terminale. Come faccio a cercare qualcosa? Si usa find. Semplicemente la sintassi è questa: find, che è il nome del comando, la cartella all'interno della quale cercare. Ok, quindi se volete cercare nella cartella attuale mettete semplicemente punto. Come abbiamo visto prima, il punto e basta sta a indicare la cartella attuale, due punti la cartella precedente a un livello superiore. E poi i vari filtri. Ok, se invece volessimo cercare su tutto il PC, metteremo lo slash, che sarebbe la root, cioè sarebbe la cartella più esterna che ci sia nel nostro file system. Disco C. Disco C, esatto, il disco C su Windows. Quindi, come funziona? Il modo più comune per utilizzarlo è questo: find, poi punto, perché state cercando in questo posto qui in genere, e poi meno name. Notate che qui, nonostante sia una parola lunga di per sé, c'è solo un dash. Vabbè, è una cosa particolare di find, non so perché non si sono adeguati al resto dei comandi. E poi di seguito quello che vogliamo cercare. In questo caso io volevo cercare config, in realtà tutte le stringhe che contengono config. Cosa sono quelle stelle? Quanti sanno cos'è quella stella lì? Uno? Due? Ok. Sì, l'asterisco, insomma. L'asterisco è come nell'espressione regolare il punto. Nell'espressione regolare il punto stava a indicare qualsiasi carattere, giusto? Ok. La leggera differenza è che con l'asterisco all'interno del terminale stiamo a indicare non solo quale carattere vogliamo, quindi qualsiasi carattere, ma anche il quantitativo. Quindi in questo caso in particolare
L'asterisco vuol dire un qualsiasi carattere, un qualsiasi numero di volte. Quindi sostanzialmente qualsiasi combinazione di stringa. Quindi a noi va bene che ci sia, a noi va bene cercare una qualsiasi combinazione di stringa seguita da config, seguita da un'altra combinazione casuale di qualsiasi combinazione di stringa. E quindi effettivamente così cerchiamo tutte le stringhe che contengono, cioè tutti i file che contengono nel nome config. Ok? Qualcuno non ha capito la cosa degli asterischi? Cioè, nel senso, io in realtà, vedete che qui c'ho più cartelle, ok? Se io faccio ls, no scusami, se io faccio ls di, top level non c'è nulla. Quella è la registrazione di oggi, quindi sti cavoli. Download, forse, vediamo, se facciamo ls, se facciamo ls download, semplicemente ci farà la lista del contenuto di download, giusto? Giusto? Però se io dicessi, cioè in realtà io posso andare andare più a fondo, no? Fare downloads e poi DM, giusto? Se premo invio mi fa vedere il contenuto di quello che c'era in download, DM, giusto? Fin qui tutto chiaro. Ma se io adesso volessi andare a cercare all'interno di tutte le cartelle che sono all'interno di downloads, semplicemente farai così, 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 8, così, così. E in questo caso vedete che mi fa vedere, tra l'altro, una cosa carina, ls già riconosce questa cosa, però vedete che qui... Avete capito adesso cosa... Avete capito meglio cosa fa quell'asterisco? Sì? Sicuri? Qualcuno ha ancora qualche dubbio? Qualsiasi combinazione di stringa. Se noi facciamo finta che noi adesso vogliamo listare solo i txt, quindi faccio qualsiasi combinazione, punto, txt, ok, non c'è alcun txt, forse qui, forse fuori da downloads. Non c'è? Vai in Apple, Linux base, cd Linux base. Ecco, vedete che ha stampato solo poll.txt e verylongfile.txt, però se andiamo a fare ls in realtà c'era anche directory, ok? Quindi questi sono in genere i modi in cui, cioè, l'asterisco è quando, diciamo, se volete cercare un pezzo di stringa lo mettete tra gli asterischi, se volete matchare solo la fine di una stringa mettete l'asterisco all'inizio e se volete matchare solo all'inizio mettete l'asterisco alla fine, ok? E così ci siamo tolti la storia dell'asterisco. Ok, questo qui, come ho detto, è il modo più comune di utilizzare find. Semplicemente mettete il punto per dire che cerchiamo qua. Name è un tipo di filtro. E poi in questo caso ho messo config. E vedete che quando avevo eseguito questo comando mi aveva trovato config in streaming community 2 config, streaming community 2 postcss.config.javascript e anche le cose dentro il vendor. Però questo non è l'unico modo di... Sì. No, 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 no. Dove stiamo cercando è il primo argomento, quindi il punto. Ok? Invece... se togliessimo il primo asterisco, semplicemente cercherebbe tutti i file che iniziano con config. Allora, di default find cerca ricorsivamente, se vuoi sì. Che si fermi alla prima cartella glielo devi dire con un filtro a parte. Sì, sì, sì. Per quello che matcha fino in fondo config, perché lui per ogni cartella chiama se stesso e quindi per ogni cartella ricerca con lo stesso filtro. Esatto, cerca tutto l'albero, diciamo. Come ho detto prima, non è l'unico modo per, non è l'unico filtro che esiste. Si può filtrare anche per tipo di file, ad esempio. Quindi passiamo meno type e poi il tipo del file. Se volete usare, non so. Poi di default la ricerca è case sensitive, quindi
maiuscolo minuscolo è importante per renderlo insensitive meno i name, ok? Cioè, nel senso, rimpiazzate meno name con meno i name. Cioè qua, al posto di usare meno name, meno i name vuol dire è la stessa cosa ma case insensitive. Ok? Comunque per tutti i filtri controllate il manuale, ci sono tanti filtri utili, però in genere userete solo quello del nome, non ho mai usato altri filtri. Ce l'hai Fuzzy Finder? No, non credo. Peccato. Per cercare il contenuto puoi cattare all'interno dei file che... allora c'è... Potresti ricorsivamente fare cat, però in realtà c'è un comando. Grep-r? Ok. Se volete invece cercare il contenuto di un file, potete fare grep-r e semplicemente ricorsivamente cerca all'interno di tutti i file. Però non so se vi è utile. Ok. I filtri sono posizionali, vabbè, quindi... Vabbè, la storia del posizionamento degli argomenti ne abbiamo parlato prima. Questo è credo l'ultimo... no, è il penultimo. Dopo c'è un comando bello. Questo è il... la history. Facciamo finta che voi avete scritto un comando utilissimo. Avete fatto 10 comandi in pipe per scrivere tutto su una riga e volete usarlo anche dopo, perché l'avete usato prima e non vi ricordate com'era. Voi potete fare semplicemente freccia in su, no? Praticamente quando sei sul terminale facendo freccia in su vi mette automaticamente il comando precedente che avete usato, no? Giusto? Però facciamo finta che avete nel frattempo usato altri 100 comandi. Come fate a trovarlo? Semplicemente usate history e history vi stampa la storia, lo storico dei comandi che avete usato, ok? In questo caso particolare ha stampato lo storico, diciamo, col formato di... ZSH e è partito dal 990. Se volete partire dal primo in ZSH fate history spazio 1. History è uno dei pochi comandi che cambia in base alla shell, quindi se usate bash avrete un altro formato in realtà, ok? Tra l'altro la history di bash è anche più figa, nel senso che potete fare anche cose interessanti con la history di bash, tipo cancellare direttamente lo storico dal comando, perché in realtà allora, parlando dello storico, lo storico in realtà è salvato su un file. Questo file è in punto cache. È in punto cache? Perché ce l'hai in punto cache? Perché mi rompevo il coglione. Ah, sono in punto qua. Se vede, sì, ciao. Punto cache. Basi delle mie cache. Qua che era? Punto... Bash history. Ah, tu c'hai bash? Senza punto. Ah, l'hai proprio rinominato tutto. Sì. Ok. Questo qui, nel suo sistema, è il file che tiene traccia dello storico di bash. Se noi avessimo usato ZSH, probabilmente cos'era? ZSH history? No, histfile era, histfile. In ZSH si chiama histfile. Sta di fatto che in bash con history potete cancellare direttamente utilizzando il comando, invece in ZSH se potete cancellare lo storico dovete proprio cancellare il file, che, cioè, nel senso, non so perché non hanno implementato la cancellazione dello storico dal comando, vabbè. Piccola digressione. Qualcuno ha domande sullo storico? Sì? Si può ripristinare? Non sento. Sì, si può fare. Non mi ricordo come si fa, ma si può fare. Si può fare. Il modo stupido per farlo è premere tante volte freccia in su finché non arrivi al comando che vuoi. Oppure slide dopo c'è Ctrl R. Ah, sì. No, allora, ma tu volevi cercare un comando, cioè nel senso mi ricordo parte del comando ma non tutto? No. Volevi proprio rimpiazzare quello che c'era? Vuoi cambiare lo storico? Vuoi cambiare lo storico? No,
C'è un modo, però non me lo ricordo, che usa delle feature un po' più avanzate della sintassi della shell. E in realtà potete fare così. Va a che fare col punto backtick. Esclamativo. Backtick? No. Punto, punto esclamativo. Quella roba lì, cioè, io farei così e poi metterei... Bang bang è l'ultimo comando. Bang bang. Ah, ok. Bang bang vi fa l'ultimo comando e poi... E poi ci sono altri modi che adesso non mi ricordo, sempre a che fare col punto esclamativo. No, okay, tipo niente. Prova uno punto esclamativo, dovrebbe printarti il primo nella history, no. Bang allora, bang? Al contrario? No. Vabbè. Allora, non me lo ricordo adesso. No. Vabbè, sta di fatto che comunque se vuoi cercare nello storico, cioè una volta che hai trovato nello storico semplicemente riscrivi il comando, non è un problema. Anche perché, come ho detto, al giorno d'oggi usiamo tutti un emulatore di terminale, quindi tu puoi andare con la freccetta in realtà, cioè con il cursore, selezionare, copia, incolla. Non è un problema quello. Però sì. Poi per lo storico, come ho detto prima, potete usare le freccette per vedere i comandi che avete visto precedentemente a quello che avete usato per ultimo, oppure potete usare Ctrl-R. Ctrl-R è una cosa del... è della shell o del terminale? Shell. Della shell. Praticamente se voi andate e fate Ctrl-R, in realtà qui potete cercare i comandi che avete già usato, quindi cat, invio... no, cos'è? No, controllare cat e vedete che c'è un autocompletamento, quindi potete effettivamente cercare così volendo, facendo control R senza usare history. Provo, già. Scelte. Ok? Questo non è, poco, non è interessante. Adesso, questa è una cosa veramente importante, perché voi avete il vostro sistema, ma volete installare qualcosa di nuovo, semplicemente... anche se non volete installare qualcosa di nuovo, volete cambiare utente, questa parte è importante. È la parte per cambiare gli utenti. Il comando per switch user è su. E semplicemente, secondo voi cosa fa? In coro, cos'è che fa? Vabbè, quello che fa è cambiare l'utente. Quindi voi mettete su, il nome dell'utente, e vi cambia l'utente. Infatti se vedete qui c'era Ambroik, su Alex... e sotto vi chiederà la password. Quando vi chiede la password, se voi scrivete non stampa niente a video, non ci sono problemi di sicurezza da questo punto di vista, nel senso non è che vedete su schermo la vostra password, non esce niente. E poi quando premete invio vi fa lo switch degli user e come notate dal prompt dei comandi il nome dell'utente è cambiato, è diventato Alex. E poi vabbè, noi siamo comunque in home Broic, ok? Se invece volete, diciamo, sapete cos'è? Gliel'hanno spiegato cos'è root per installare? Lo spiego nella seconda slide. Ok. Certe volte, ad esempio, quando volete installare nuovi programmi, diciamo che un utente normale non può installare programmi. Cioè, facciamo finta che ci sia una casa, no? Ci sia una casa e c'è la famiglia, ok? C'è la famiglia in questa casa e noi siamo molto tradizionali, diciamo che il capofamiglia è il padre. È un esempio, non mi linciate. Il capofamiglia è il padre. E tu, come figlio, non è che puoi dire vabbè, compriamo una nuova lavastoviglie. No, chi cazzo sei tu nella famiglia per dire compriamo... Ah, sì, scusate. La si taglia dalla registrazione. Quello che... chi sei tu per dire prendiamo una nuova lavatrice e la installiamo a casa? No, è il padre di famiglia che decide. Come ho detto prima, un esempio, siamo tradizionali per l'esempio. Quindi per fare questa cosa qui abbiamo bisogno di accessi di root. Root è un utente speciale che può fare tutto sulla macchina, ok? Ha tutti i permessi possibili. Avete visto i permessi prima? Cioè, vi ricordate la tripletta prima del read, write, execute, quelle cose lì, che c'erano... la tripletta permessi. Dei permessi, ve le ricordate, no? Ricordi la tripletta dei permessi? Sì, sì. Se sei root,
non te ne frega niente dei permessi. Se sei root puoi fare quello che ti pare, sostanzialmente. E quindi molte volte serve root per installare un programma a livello di sistema. Quindi per fare ciò facciamo SU senza mettere niente e automaticamente switch user saprà che dobbiamo switchare con root. Oppure potete specificare SU root, tutto per esteso, e anche lì vi cambierà con root. Quell'hashtag lì non è qualcosa che viene scritto, è un commento. Nel senso, sarebbe questo qui, oppure questo qui, ok? Se volete cambiare il root. Ma perché vorreste voler avere i permessi di massimi in assoluto? Uno di questi, diciamo, ah vabbè, ok, vi fai tutta la storia del login. Sì. Allora, facciamo un passo indietro allora. Una cosa che per cui avreste bisogno i permessi di root è installare nuovi i programmi sulla macchina. Vi ricordate cos'è un package manager dal primo giorno? APT. APT install. APT install, sì, esatto. Quello lì è il package manager, serve a installare nuovi pacchetti nel vostro sistema. Per utilizzare APT abbiamo bisogno dei permessi di root per la scrittura. Quindi se vogliamo installare un nuovo programma abbiamo bisogno dei permessi di root. Però, diciamo, non è una buona pratica fare login con root. In genere non si fa mai il login con root, ok? Quindi su root dimenticatelo, cioè fate su con altri utenti ma con root mai. E questo perché è un problema di sicurezza. Adesso non vi faccio tutto il pippone sulla sicurezza, anche perché non sono quello più adatto per fare questo pippone. Però c'è un altro comando ed è sudo. Sudo sta per super user do. Lasciate super user do. Dai, switch user do, hanno cambiato un po' il nome, okay. Però l'idea è questa. Sì, tradizionalmente sudo sta per super user do, perché si usava solo per fare le cose con l'utente di root. In realtà adesso si può passare un flag per cui si può usare con qualsiasi altro utente per simulare i permessi. Quindi cos'è che fa sudo? Sudo semplicemente lo mettete prima di un comando che volete eseguire e quel comando lì lo eseguirà come root. Quindi in questo caso, come abbiamo detto prima, APT ha bisogno di permessi di amministratore per installare nuovi pacchetti. Dato che non vogliamo fare il login, semplicemente facciamo sudo apt install vim e vi installerà la cosa che avete installare. E non abbiamo mai fatto un login su root, abbiamo utilizzato sudo. Quando fate sudo vi chiede la password come qua, però non è la password di root, è la password del vostro utente attuale. Ok? Sì. Dipende dalla distro, ci sono varie filosofie. Nella maggior parte delle distro l'utente root non ha password e quando non si ha la password in genere non si può fare il login. In genere, poi si possono fare però. Esatto, fa login, tra virgolette, esegue il comando e poi fa logout. Ok? Così che voi non dobbiate mai utilizzare l'utente root, effettivamente. Cioè, voi non è che create un utente e potete usare sudo. Sudo va messo nel gruppo sudoers o nel gruppo will. Sì, se avete fatto l'installazione di Ubuntu, quindi con l'installer, il wizard, ve l'ha fatto già automaticamente, quindi se fate sudo dovrebbe funzionare. Tu c'hai Ubuntu adesso? Sì. Cioè, mi fa spiegare sudo perché c'è una password. Ok, esatto. Ubuntu, Fedora, tutte quelle normali disabilitano la password di root. Normali, ragazzi, normali. Comuni. Vabbè, e quindi è questo che serve sudo. Abbiamo capito tutti cosa serve sudo? Sudo è molto importante, se no non riuscite a installare alcun pacchetto. Ok? Cosa serve sudo? Tu? Che guardi intenta le slide? Cos'è che fa sudo? Eh no, vedi che non hai capito?
No, quello che installa i pacchetti è apt. Ok? Apt installa i pacchetti. Sudo ti dà i permessi di amministratore. Cioè ti fa eseguire il comando successivo con quei permessi di amministratore. Quindi apt tu lo esegui come root. Ok? Tu hai capito? Cos'è che fa sudo? Ok. Tu dietro cos'è che fa sudo? Va bene, va bene. La diamo per buona, la diamo per buona. Onestamente non lo so perché non lo uso mai. Tu lo sai perché? Cosa? Sudo meno s. Contro? Contro sudo e basta. Non lo so sinceramente. Sudo meno s non l'ho mai visto usare. Ho visto un po' di script ma non l'ho mai visto usare. Rogora! Sudo meno s. L'ho mai sentito? No, sudo mi dai i comandi. Andiamo a controllare. Esatto, usiamo il man. Ah ok, ti apre una shell. Ti apre una shell cosa? Perché in realtà è praticamente come scrivere sudo bash. Esatto, praticamente ti fa, ti apre bash ma col permesso di sudo. Sì. Leggermente diverso da su, ma la differenza è sottile. Quindi. Diciamo che per la maggior parte dei vostri utilizzi è indifferente. Lo trovi molto negli script, perché magari tu vuoi eseguire uno script, vuoi eseguire una shell, cioè vuoi aprire una nuova shell dove hai tutti i permessi, così non devi ogni volta mettere sudo, per esempio. La differenza principale se faccio sudo meno s è quale password partire, quale amico. Esatto, c'è la slide sulle password. Perché in realtà sudo non ti esegue effettivamente come root, cioè fa cose strane, perché ad esempio se voi provate a installare i driver Nvidia utilizzando i binari che trovate sul sito di Nvidia, se provate a installarlo con sudo non funziona, dovete loggarvi come root e poi cercare di installare i driver, ma questa cosa è fuori scopo, nel senso non è parte di quello che vorremmo. Giusto. Ti apre, è giusto, perché è giusto. Sudo meno s ti apre una shell come utente root. Sì, è come scrivere sudo bash. Bash apre una nuova shell. Ok. Ok. Ctrl D o exit. Va bene, come abbiamo detto, sudo chiede la password dell'utente attuale, su invece la password su cui vogliamo switchare. Questo è un esempio. Con su chiede la password di Alex, invece con sudo su Alex chiede la password di Mroic. Ah, sudo su, perché se voi siete root e fate su, non vi chiederà la password perché voi siete root e quindi potete cambiare nell'utente che volete. Quindi in realtà se avete privilegi di sudo, ad esempio Mroic, io ho privilegi, lui no, perché io sono Mirko e lui no. Se io faccio sudo su Alex non mi chiederà la password di Alex, mi chiederà la mia, però mi farà comunque loggare su Alex. Il login viene da su, non da sudo. Sudo è per i permessi di root. Ok? Ok. Un'ultima cosa. Questo non è un comando standard. È un programma totalmente a parte. Ed è perché molte volte magari se volete lavorare su un server magari non avete l'interfaccia grafica e quindi magari dovete editare un file e non avete VS Code o qualsiasi cosa usate per editare file, allora quello che potete fare è installare un text editor da terminale, cioè che lavora su terminale. Uno di questi è Nano, io ve lo sconsiglio, è orribile però è molto intuitivo da utilizzare. Se invece siete basati, siete basalti, se siete Sigma, se siete... Che altri aggettivi ci sono? Eh? Sigma. Già detto. Sigma. Alfa. Alfa, se siete Alfa, Sigma, basati, o qualsiasi altro Giga Chad, se siete uno di questi aggettivi, utilizzerete Vim. Quanti qui sanno cos'è Vim? Ehi, let's go! Non sai cos'è Vim?
Non lo usi? Ma ci sai uscire da Vim? Momento divertente, challenge, proviamo a uscire da Vim. Io so come si fa, ma voi no. Ma c'è scritto. Ma no, lo scrivono. Dovevi aprire un film. Vabbè, esatto. Usa Vim, usa Vim. No, ce l'ho, cazzo. Ok, qua non c'è scritto. Allora, come si esce? Anzi, aspetta, facciamo che scrivo qualcosa. Come esco? Cioè, voi intuitivamente come pensate che si uscirebbe? Alt F4. Alt F4 oppure? Alt F4 non come? Funziona, mi chiudo. Come? Mi serve un cacciavite. Attacchi la batteria, ok. No. Ctrl C, intuitivamente Ctrl C sarebbe un buon modo, un buon binding per uscire. Quello dice. Oh, l'hanno fatto e non era. L'hanno fatto. La gente cerca sempre di spammare Ctrl C per uscire. E infatti. E hanno ribindato questa cosa, quindi cattura il segnale che manda Ctrl C e quello che fa è vi stampa e vi dice le istruzioni per uscire. Ma okay? Lo stesso non basta perché. Per uscire si usa due punti QA. Però, se siete in normal mode. Se siete in normal mode. Quindi, se io adesso scrivessi due punti QA. Ma nel caso che voi vi siete impiantati, spammate ESC finché nel dove c'è no. Vabbè, questo qua è figo, l'ho modificato io. Però sotto dove c'è normal colorato, vedete che qua c'è scritto insert. Quando non appare più nulla, siete in normal. Adesso, due punti QA, vi scrive due punti QA. Invio, perché ho modificato il file, se gli do punto esclamativo come dicono le istruzioni, ora siete dei Linux user, avete imparato. Non ha salvato. No, per salvare... Per salvare mettere... WQA. Esatto, il comando W. Perché vi sto facendo vedere questa cosa? Allora, questa cosa non c'entra niente col terminale. È una cosa che ci ne devo io a far sapere a voi, neofiti di Linux, perché Vim è molto potente, nel senso che... Ormai con NeoVim ci sono i plugin, l'LSP sotto, cazzi e mazzi, però la cosa che abbiamo visto prima, tipo la ricerca con le espressioni regolari, con Vim potete farlo, è lo stesso binding del paginatore, fate slash e potete cercare, ok? Se volete fare le sostituzioni, cioè nel senso, se io ho questo, no? E davanti voglio metterci della roba, io faccio così. Inserisco e magari metto 1, 2, 3, cioè questa cosa qui, spazio, e l'ha messo per il primo, no? Poi premo ESC e l'ha messo per tutti. È un terminale, è un editor di testo molto potente, è difficile da imparare all'inizio, però io ve lo consiglio, cioè provate e riprovate a impararlo. Se voi avete, se non sapete da dove partire, c'è il comando Vim Tutor, che vi fa da tutor per Vim. Sì? La mia domanda è poi nella pratica a che cosa è utile la parte hai mai usato Visual Studio Code? Aspetta, no, tu come rimpiazzi il testo? Tu come rimpiazzi il testo? Notepad, hai mai usato Notepad? Una volta. Blocco note. Sì. Aspetta, tu cosa usi? Ok, VS Code. Tu come fai Find and Replace? Di solito non lo fai. Male. Anche in VS Code è comodo. Ma qui invece, semplicemente, sono qualche keystroke per fare la sostituzione. Cioè, nel senso, se io sono qui, no? Ok, ve lo faccio vedere. No, ve lo faccio vedere. Se io faccio... Sempre da dare per scontato che hai una grafica disponibile. Se faccio due punti, no? Ok? E per due punti, quando iniziate con due punti, state inserendo un comando. S, come in sed, vedete, Vim c'ha già questa sintassi che prende un pochino da tutti gli altri comandi tipici di Unix. Quindi da sed prende il meno S. E adesso noi vogliamo rimpiazzare editor. E lo rimpiazziamo con Dante. E lo vogliamo fare dappertutto. Anzi, 300 davanti perché c'è cose strane. Faccio invio. Vedete che ha rimpiazzato dove c'era editor con Dante, vedete? E me l'ha fatto dappertutto. Ma è stato molto veloce, cioè non sono andato a edita, non sono andato a modifica, cerca sostituisci,
mettere la cosa. E soprattutto, per fare il matching, potete usare le espressioni regolari. Oltre a queste cose qui, se volete, come ho fatto vedere prima, mettere... facciamo finta che abbiamo un'equazione. Abbiamo tante linee di equazioni. E all'inizio devo mettere, diciamo, voglio mettere la parentesi aperta, perché ho visto che poi devo metterci altre operazioni sotto e devo metterlo in parentesi cosa. Io faccio faccio la selezione, premo insert, apro, faccio ESC e me l'ha aperto per tutte le righe, cioè mi ha aperto la parentesi per tutte le righe. È questa la potenza. Poi, se voi avete una cosa che fate spesso, potete usare le macro. Sapete cos'è una macro? Macro? È quando premi un comando, premi un tasto e ti fa altri tasti automaticamente. Possiamo definirci macro al volo con Vim, tutte queste cose. Esatto, cioè nel senso, se noi andiamo a, se noi adesso andiamo ad aprire un nuovo terminale, no, un nuovo terminale, no, aspetta, usiamo Blackbox, se usiamo un nuovo terminale e, dov'è il più? Se adesso io, cos'è che volevo fare? Vedere quanto è leggero Vim. Ah, se vogliamo vedere quanto è leggero Vim. Non credo sia fatta. Togli il trattino. Tolgo il trattino? No, il trattino va. No, non togli il trattino. Fa la stessa cosa. Sì, vabbè, forse con top. Vabbè, fidatevi, Vim è leggerissimo. Top. Ma top non so come cercare. Vabbè, in ogni caso, questa piccola parentesi su Vim, perché siamo tutti amanti di Vim al pool. Infatti, ti puoi veramente considerare un utente Linux se non sai usare Vim? Provate a chiederlo online e vedete cosa vi rispondono. Probabilmente la risposta è sì, però per me no. E soprattutto se usate Vim sono più felice io. Ok? Noi, al plurale. Noi. Cioè, voi usatelo perché fate felici me. Che voi mi volete bene, vero? Okay. E niente, voi abbiamo finito.